Rendiconto e bilancio previsionale del Comune di Chieti. Siamo con il sindaco Ferrara. Lei aveva parlato inizialmente di un termine prima di Ferragosto, ma mi sembra che non ci siano più le condizioni. No, non ci sono le condizioni, era per il rendiconto, cioè volevo portare in Consiglio Comunale il rendiconto asseverato dal commissario ad acta Filippo Rosa, non ce ne sono stati, diciamo, non ci sono state le date utili perché ovviamente doveva essere notificata la diffida del prefetto a tutti i consiglieri comunali, alcuni dei quali erano in ferie. Però tutto è pronto per le scadenze prossime, sia il rendiconto, che appunto era già stato asseverato dal commissario ad acta, arriverà in giunta anche il bilancio previsionale, che verrà poi mandato ai revisori dei conti. E quindi prevediamo che per il rendiconto, che non deve passare in giunta, potremo fare un consiglio comunale il 22 di agosto, mentre per il bilancio previsionale andremo ai primi giorni di settembre, quindi comunque sempre perfettamente in linea con il cronoprogramma che avevamo previsto e che comunque ci era stato anche consigliato e dettato dal prefetto. Quindi abbiamo i due provvedimenti già perfettamente, come si usa dire, impacchettati e conseguentemente da portare al vaglio del Consiglio Comunale. Dunque le preoccupazioni sono svanite o ne rimane qualcuna? Sono svanite, cioè adesso mi sento più tranquillo, certo c'è il vaglio, ripeto, del Consiglio Comunale che è sempre un'incognita fino all'ultimo minuto, ma sono sollevato dal fatto che soprattutto il bilancio previsionale che ha previsto, c'è voluto tanto tempo per incassellare tutti i dati, e di questo devo dare merito e onore al dirigente del settore finanziario, il dottor Franco Rispoli, e all'assessore Tiziana Della Penna. Effettivamente anch'io sono stato col fiato sul collo a loro e ci sono stati anche dei momenti di bonaria tensione, perché ovviamente si lavorava anche fino a mezzanotte, però ce l'abbiamo fatta.